Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. In questa puntata continuiamo a conoscere le aziende che saranno protagoniste del progetto Sei nel posto giusto. Un progetto che vede coinvolte 14 aziende, molte scuole del territorio della pianura veronese e le amministrazioni pubbliche, ben 20 comuni. Capofila di questo progetto è il comune di Nogara. Oggi abbiamo come ospite in trasmissione Nicola Diazzi, CFO dell'azienda Demetra. Come anticipato, oggi siamo in compagnia di un'altra azienda partner di Sei nel posto giusto. Oggi parliamo con Nicola Diazzi, CFO di Demetra. Buongiorno. Buongiorno. Allora Nicola, cominciamo subito a raccontare di cosa si occupa la vostra azienda. Allora, Brevilieri si occupa dello sviluppo e della produzione di macchine agricole. È una società storica perché è stata fondata pochi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1949 e perciò possiamo dire che lei ha dato il suo contributo al passaggio da un'agricoltura tradizionale ad un'agricoltura meccanizzata. Difatti mi hanno raccontato che dal centro Italia in giù, quando si dice ho una Brevilieri, vuol dire ho una zappatrice, perché Brevilieri e zappatrice sono sinonimi. Ed è ancora uno dei prodotti principali di Brevilieri, insieme ad erpici, sarchiatrici, trince, seminatrici e via discorrendo. Brevilieri è conosciuta anche non solo in Italia, ma possiamo dire in tutto il mondo, perché il 75% del fatturato viene fatto fuori dai confini dell'Italia, principalmente nei nostri paesi vicini, tipo Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, però si arriva anche fino in Cile, Stati Uniti, Messico e dall'altra parte siamo Giappone, Bangladesh, Australia, perciò diciamo non ci sono confini per Brevilieri. Aggiungo semmai la dimensione, la società fa parte del gruppo Demetra, diciamo che è una divisione, fattura all'incirca tra i 25 e i 30 milioni di euro ed ha da lavorare 110 persone. Un'azienda internazionale che comunque ha un rapporto strettissimo con il territorio. Corretto, sì. Come sviluppate appunto questa vicinanza al territorio? Quali sono le attività che fate ovviamente per avvicinare anche le persone del territorio a quella che è la vostra realtà imprenditoriale? Allora, il radicamento al territorio è molto forte, infatti le persone che lavorano in Brevilieri sono tutte del posto, diciamo, no, non molto lontano, perciò è un'azienda che si identifica molto con il posto in cui è, in cui è anche da moltissimi anni. Ecco, questo mi dai là per dire, che è una domanda forse scontata, perché avete scelto di aderire a questo progetto Sei nel posto giusto, che è arrivato già alla sua terza edizione? Come ho accennato, diciamo, Brevilieri ha un forte radicamento con il territorio e sicuramente partecipa molto volentieri a questi progetti dove si può dare una mano allo sviluppo del tessuto socio-economico di Nogara e Verona e dintorni. Ecco, una curiosità importante. Allora, un'azienda come la vostra che sta crescendo, un'azienda internazionale, ovviamente avrà uno sviluppo tecnologico, un impulso tecnologico di sviluppo importante. Che tipo di figure professionali serviranno nel futuro a una realtà come Brevilieri? Allora, Brevilieri, visto che è un'azienda che al suo interno ha il ciclo completo produttivo, ciò partendo dall'acquisto della materia prima, la sua lavorazione, taglio, saldatura, c'è una integrazione verticale molto spinta, cerca sicuramente delle persone qualificate che possono operare all'interno dell'area produttiva. Per esempio, l'interesse può essere per operatori di macchine a controllo numerico, per dei saldatori, ma anche per assemblatori di qualità. In un futuro sicuramente anche inserimento di figure nell'ufficio tecnico per lo sviluppo e l'aggiornamento di nuove macchine può essere di interesse. Allora, noi ringraziamo Nicola Diazzi, CFO di Demetra, e diamo naturalmente appuntamento al 24 di ottobre, quando partirà l'Open Day, dove sarà presente appunto anche Brevilieri per incontrare i cittadini, ma soprattutto chi ha la possibilità e l'opportunità di portare un curriculum vitae. Grazie Nicola, ci vediamo il 24 di ottobre. Grazie a lei, arrivederci.
Continuo la nostra carrellata parlando con gli imprenditori protagonisti di Sei nel posto giusto. È il momento di incontrare un'azienda molto nota, Diamant DMT, dove per voi ho ascoltato Sofì Zecchetto. Come anticipato, oggi andiamo ad incontrare un'azienda che ormai parte per il terzo anno di Sei nel posto giusto e con noi abbiamo ospite Sofì Zecchetto della Diamant. Buongiorno Sofì. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, un grande successo per questo progetto Sei nel posto giusto. Quest'anno avete rinnovato la fiducia, ma soprattutto grande entusiasmo per Sei nel posto giusto. Perché questa scelta? Guarda, i giovani per noi sono la forza del territorio. Noi crediamo nei giovani, vogliamo rimanere azienda giovane. Insomma, non siamo un'azienda vecchia, esistiamo da 40 anni, ma abbiamo bisogno dei giovani per continuare a vivere. E quindi noi pensiamo che questo strumento che ci viene data la possibilità di utilizzare sia ottimo per trovare le persone giuste da mettere al posto giusto. Lo dico ogni anno. Sofì, la vostra azienda sta crescendo in maniera esponenziale. Io vorrei che ci raccontassi, per chi non conosce Diamant, di cosa vi occupate e soprattutto come sta evolvendo il vostro brand. Allora, noi siamo nati da un self-made man, mio papà, 40 anni fa, nel nostro piccolo paesino di Bruferraro, con qualche scarpina da ciclismo. Ci siamo trovati negli anni a lavorare per un brand molto importante, che è Nike, che ci ha fatto crescere tantissimo a livello, di capacità di sviluppo. E questo ci dà tantissima soddisfazione. Oltre a ciò, lavoriamo e ci teniamo molto nel settore del ciclismo con i nostri brand. Quindi abbiamo il nostro DMT, abbiamo la nostra bici Cipollini, il nostro abbigliamento a LED. Non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo inserito anche i marchi di lusso e quindi per loro produciamo degli accessori che utilizzano sempre nelle calzature. Qualche nome, Dior, Vuitton, Givenchy, insomma, abbiamo cambiato un po'. Allora, visto che l'azienda sta cambiando anche pelle pur mantenendo aderente quello che è il core business, volevo chiederti quali saranno le figure professionali che inserirete nel prossimo futuro e come cambierà anche l'esigenza dell'azienda rispetto ai giovani che inserirete? Allora, cercheremo giovani che avranno fatto dei percorsi di studio specializzati, perché oggi più che mai è importante la specializzazione, non più la persona che abbia un profilo generico. Al momento persone di questo profilo non le stiamo cercando persone un attimino più junior, quindi secondo me avranno delle grandi possibilità i ragazzi che vedremo ad ottobre, perché cerchiamo una payroll junior specialist, cerchiamo un IT specialist junior e cerchiamo degli operatori meccanici. Ci vuole tanta voglia di fare, di imparare, e per noi questo sarà sufficiente. Quindi speriamo veramente, grazie a questo percorso, di trovarli. Hai citato proprio l'Open Day del 24 di ottobre al Palazzetto di Nogara, dove appunto anche DMT Diamant incontrerà i cittadini, ma soprattutto chi porterà un curriculum. Quindi sarà un incontro anche per farvi conoscere non solo ai ragazzi, ma anche a chi vive nel territorio. Assolutamente sì, e noi a questo ci teniamo tantissimo, tantissimo, perché viviamo il territorio. Ormai le persone sono proprio della zona adiacente, delle zone limitrofe a Bonferraro, e quindi ci fa piacere poter trovare, parlare e chiacchierare con persone dei comuni qua vicino, assolutamente. Allora, noi ringraziamo per essere stata nostra ospite Sofì Zecchetto, ricordiamo Diamant, tra le protagoniste di Sei nel posto giusto. Sofì, ci salutiamo e ci rivedremo ad ottobre all'Open Day appunto di Sei nel posto giusto. Grazie Sofì. Ringrazio voi, non vedo l'ora. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Rispetto alla carta, gli schermi digitali emettono luce e quindi riflessi e possibili abbagliamenti.
Spesso questo genera dei disturbi e per alleviarli si consiglia di seguire la regola del 20-20-20. 20 secondi di pausa ogni 20 minuti guardando a 20 piedi di distanza, che sono 6 metri. Tale regola però può non bastare, serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale Voluta Sync di Oya, che aiuta a ridurre e prevenire l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Cambiamo argomento, ma restiamo vicini ad un tema importante, quello dell'innovazione. Una realtà veronese che si occupa di ottica in questo periodo molto particolare e soprattutto nel periodo di lockdown ha ideato e pensato un modo innovativo per parlare con i propri clienti e i consumatori. Ne parliamo insieme ad Irene Aldegheri, optometrista, che ci racconta come è nata l'idea di Visio Web Questions. E nei mesi di lockdown ci siamo confrontati spesso tra professionisti organizzando e partecipando a webinar che ci sono stati utilissimi per condividere esperienze, competenze, e da questa opportunità che abbiamo vissuto come elemento di novità e crescita professionale è nata un po' l'idea di realizzare dei momenti di confronto e informazione dedicati ai consumatori. Riteniamo che il cliente sia e debba essere sempre informato, solo così è in grado di fare scelte consapevoli e di capire quali sono i vantaggi di scegliere prodotti di qualità. La salute passa anche attraverso la vista, da qui il progetto di raccogliere domande e suggerimenti sulla nostra pagina Facebook e dare risposte con Vision Web Question. E sempre ad Irene Aldegheri, optometrista, abbiamo voluto chiedere che cosa vi chiedono più spesso gli utenti sui social. E sono tante le domande che ci vengono fatte al momento dell'acquisto e sempre di più il cliente è preparato e si aspetta risposte che siano chiare ed efficaci. I nostri clienti ci danno quotidianamente spunti, riflessioni e spesso ci chiedono di capire cosa stanno acquistando. Ad esempio domandano quali trattamenti fare alle lenti o quali filtri sono più adatti per proteggersi e avere un comfort visivo ottimale. Sicuramente un sistema interessante per capire più da vicino e avere anche informazioni legate al tema dell'ottica, ma quello che vorremmo capire è quali saranno proprio i prossimi temi che tratterà questo filone di informazione dal titolo Vision Web Questions. I temi saranno vari, dalla protezione dei raggi UV alla visione digitale da lontano, da vicino, gli occhiali per lo sport e tanti altri che saranno proposti sui social. Ci teniamo a ricordare che il primo consiglio che diamo sempre è quello di sottoporsi almeno una volta l'anno ad una visita oculistica da uno specialista di fiducia. Il ruolo dell'optometrista è quello di consigliare lo strumento più adatto per migliorare la performance visiva. E per chi si fosse incuriosito, dov'è possibile mandare le domande o appunto tematiche da affrontare? Invito ad andare a scoprirli sulla nostra pagina Facebook e porre lì tutte le domande. Parallelamente abbiamo anche realizzato una campagna di sensibilizzazione per dare massima attenzione alla cura degli occhi. In particolare per il mese di ottobre l'abbiamo chiamata Fatti trattare bene, anzi benissimo. Infatti Benetti Ottica, visto il sempre più frequente utilizzo di tablet, dispositivi digitali, ha pensato di dare un benefit importante ai suoi clienti, integrando senza costi aggiuntivi il trattamento che protegge dalla luce blu. Siamo in chiusura anche di questo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Noi torneremo anche la settimana prossima per continuare a raccontarvi le aziende del territorio che saranno partner di Sei nel posto giusto, ma anche con tante altre novità dedicate al mondo del lavoro. Quindi non mancate l'appuntamento con il lavoro a 360 gradi e se avete voglia di rivedere la puntata potete farlo sul nostro sito che è www.lavoro-360.it. Elisa Tagliani vi saluta e vi aspetta puntuali la settimana prossima sempre con noi.